Buongiorno a tutti signori e benvenuti a questo nuovo video dal titolo Cosa pensano gli agenti immobiliari dei loro broker titolari? Stiamo parlando di rivelazioni? Gossip? Sotterfugi segreti? Lo scoprirete solo durante questo video interessantissimo. Vi presento, sono Simone Rossi e sono stato il primo team in Italia per 3 anni consecutivi per fatturato prodotto. Stiamo parlando di soldini, soldoni e transazioni, più di 100 transazioni all'anno. Da marzo 2021 il 90% del mio tempo il team è stato delegato e lo dedico, scusate, vediamo se si sente yes, alla mia società di formazione. Abbiamo più di 1000 agenti paganti, abbiamo più di 20 broker che costantemente fanno formazione grazie a me e il loro team con dei percorsi specifici avanzati, anche con degli eventi di reclutamento che faccio presso le loro sedi per portare nuova linfa vitale. Ma soprattutto, ragazzi, sono un agente immobiliare che insegno agli agenti immobiliari come fa l'agente immobiliare. So di che cosa stiamo parlando oggi. Detto questo, durante le mie coaching private, durante gli eventi, eccetera, sento quali sono i problemi degli agenti. E farò qualche video su questo, per cui iscriviti sotto al canale, così le vedi e non ti scappano. In descrizione delle cose interessanti, se sei un broker, magari vuoi dare una spinta formativa ai tuoi agenti, vera? Oppure se hai intenzione di reclutare nuove persone con degli eventi specifici studiati, pensati da noi, che hanno fatto delle sale da 120, 130, 150 persone. Ok? Quali sono i problemi, ragazzi? Cosa pensi? Allora, i problemi principali sono i seguenti, mi sono fatto ancora un appunto. Il primo tema, non sentirsi valorizzati. Noi sappiamo benissimo che uno dei bisogni dell'essere umano è essere riconosciuto, essere apprezzato, essere in qualche maniera valorizzato. Cosa vedo spesso e cosa mi riferiscono? Che spesso i broker, i titolari, sono molto orientati a fare grandi promesse per portare dentro uno nuovo da fuori, fanno grandi promesse economiche e non per portare dentro, strappare qualcuno da fuori e portarlo dentro la sua agenzia, piuttosto che dare valore, pagare giustamente, riconoscere i meriti a delle persone invece che lavorano già da noi brave, all'interno dell'agenzia brave. Per cui succede mediamente questo, che quando vedono 3, 4, 5 volte, sappiate che i vostri agenti, cari broker all'ascolto, si cominciano a fare delle domande. E dopo un po' che rimugino e vedono situazioni di questo tipo, vengono da voi e vi dicono che non sono contenti per questo motivo A, B, C, D. Non entrerò nel merito, vi sto spiegando cosa mi dicono, ok? È chiaro che se tu dai molta enfasi, corteggi molto un agente esterno e ti dimentichi dei tuoi interni bravi, mi farai qualche domanda. E tendenzialmente quando avviene questo incontro, che cosa succede poi? Che il broker ha paura di perderlo e a quel punto gli adegua in base al criterio giusto, non sto dicendo di più rispetto al dovuto, in base al criterio giusto, quello che è una remunerazione economica. Ma qui, oltre al danno, c'è la beffa, perché la gente si sente assolutamente preso per il culo. Perché adesso, se non avessi fatto questo passo, lui mi avrebbe tenuto così per tutta la vita. Adesso che gli sto dicendo che sto per andare via, a quel punto si accorge di me. Ed è come correre a fare il biglietto quando salta dentro un controllore. Ormai è tardi. In autobus. È tardi. Bisogna pensarci prima. Per cui il consiglio che mi sento di dare, per quello che sento io, non posso dare dei consigli perché non sono un broker, ho un team, gestisco delle persone, conosco tanti broker, so le dinamiche che ci sono dietro e attenzione a guardare troppo fuori e non guardare bene dentro, ok? Perché questa roba la gente ci guarda. Secondo tema, molto importante, dei problemi che principalmente mi dicono, è il tema relativo alla formazione. Ok, allora anche qui io non voglio entrare nel merito giusto o non giusto, anche perché dipende tu che mi stai guardando, di chi, se fai parte di un brand come titolare, se sei un individual, eccetera, eccetera, eccetera. Però la gente reputa che debba essere erogata della formazione dal titolare dell'agenzia, o che metta nelle condizioni gli agenti dentro di avere una buona formazione. La buona formazione, possiamo aprire un capitolo, per molti agenti, soprattutto nella categoria agente immobiliare, un buon formatore è colui che ha già ottenuto quei risultati a cui vuole ambire, non un teorico, non uno che non ha mai fatto un quarto d'ora all'agente immobiliare che ti insegna come farlo, semplicemente perché gli agenti partono da questo pregiudizio negativo, non ti cago neanche perché tu non sai di che cosa stiamo parlando, che è una cosa che succede anche a me. Cioè io quando vado a scegliere un formatore mi faccio una domanda: questa persona a cui sto dando dei soldini è una persona che ha già fatto quello che voglio fare io?
se la risposta è sì, vado avanti, se la risposta è no, ciao. Perché la teoria non ce ne facciamo niente, soprattutto nel 2022 o quello che è. Ok? Per cui vogliono un programma formativo coi contro cocones. Che, attenzione, non deve essere totalmente gratuito. Per un semplice motivo, che io credo molto che le persone debbano pagare un cippino, perché quel cippino dimostra se sei una persona motivata a imparare oppure se vieni lì perché non sai che cosa fare. Per cui, studiato e capito quale può essere un programma formativo corretto, step by step, con dei compiti, con degli obblighi, eccetera, 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 bene, danno un cipino, magari costa 10, loro mettono un cipino di X per dire ok, ci sto e partecipo e contribuisco anch'io. Però vogliono una formazione vera, fatta da una persona che può essere ascoltabile, ok? Terza cosa importantissima, ragazzi, è che le persone, gli agenti, spesso mi dicono, e i team, che non hanno spazi adeguati. Il tema degli spazi adeguati è un cinema che non finisce mai, però sinceramente una persona che comincia a fare dei bei numeri è anche giusto che non sia in un coworking con altre 30 persone gomito a gomito. Cioè non lo vuole quella roba lì, perché a un certo punto lui vuole stare in un ambiente dove si può concentrare, lavorare serio, non che fanno casino, parlano di un cazzo tutto il giorno. Scusate se sono franco, ma è esattamente quello che mi dicono, ok? Per cui vogliono degli spazi adeguati dove potersi esprimere. Deve poter dare il loro 100% e non essere in mezzo a una massa di altri che non vogliono fare niente. Ok? Sul tema dell'esprimersi, il quarto punto. Un agente in gamba che ha già dimostrato, non che deve dimostrare, che ha già dimostrato, è giusto che abbia i suoi spazi ed è anche giusto che possa esprimersi al meglio. Io ho diversi casi di agenti veramente in gamba dove gli si mette sotto una campana di vetro. Sappiate, cari titolari o broker, che questi stanno già progettando di andare via. Lo sapete, vero? Per il semplice motivo che un cavallo di razza, uno che ha il fuoco dentro e vuole andare, tu non lo puoi cappare perché, non lo so, ci sono delle regole di etica, per l'amor del cielo vanno bene. Oltre l'etica, la voglia di esprimersi, di proporsi al mercato, di fare personal branding, deve essere libera, Perché se gli metti un vincolo su questo, tu stai bloccando la creatività di una persona e se gli metti le briglie se ne vanno, ok? Per cui ricapitolo fino adesso, non si sentono valorizzati, vedo che l'enfasi del titolare del broker è per prendere, fare promesse più alte a quelli fuori per portarli dentro, piuttosto che dire, oh, questo è in gamba, è giusto il tipo di rapporto economico che c'è, è giusto quello che gli sto dando, è giusto i servizi rispetto a quello che mi dà indietro. Seconda cosa, il tema della formazione, vogliono un programma formativo fatto da chi ha già fatto. Terzo, avere degli spazi adeguati, un top producer non lo puoi mettere in mezzo a un tavolone con altre 20 persone. Quarto, capacità di espressione, di esprimersi e scalare il loro business, ok? Sto guardando se c'è altro, ok, direi che ci siamo detti più o meno tutto, ok? Per cui queste sono le quattro cose fondamentali che mi dicono, per cui se avete questo sentore oppure se vi fate una bella analisi di coscienza e dite qua in effetti dovevo lavorarci un po' qua, ragazzi, non è mai troppo tardi per parlare chiaramente con le persone e fare dei progetti. Non è detto che per forza ci debba essere uno spazio oggi se non c'è, ma magari si fa un programma e dire guarda, farò una cosa di questo tipo da qui a Ips, insomma te lo prometto e ci siamo, piuttosto che la capacità di esprimersi, vedere. Non è vero che sono tutti uguali, signori. Non è vero che sono tutti uguali, perché una gente che fa 200.000 è giusto che abbia più attenzione di uno, parlo a livello professionale, non umano, a livello professionale abbia più attenzione di quello che fa 30.000 a morire di sopra e dormire di sonno, ok? Per cui attenzione a queste cose qui e per qualsiasi informazione, ribadisco, noi abbiamo dei programmi con i migliori broker in Italia, dove facciamo degli eventi fisici dove attraiamo tanti altri agenti di fuori per mettere un piedino dentro la tua agenzia, poi devi essere bravo tu ad avere i servizi, e oppure una formazione costante tutti i mesi di alto livello, le testimonianze ci sono tutti, quindi guardate nel canale, eccetera, eccetera. Se avete bisogno di fare una call esplorativa, componente del team, se sei un broker o un titolare di agenzia per capire come e se possiamo aiutarti, sotto il numero verde 800 801 477. Al prossimo video, e mi raccomando cari broker, perché io sono stato agente dall'altra parte per 21 anni e queste robe qui c'è un punto di non ritorno, fate in modo che non ci si arrivi. Ciao.
Ciao a tutti e al prossimo video.